Ciao a tutti, buona giornata. Godiamoci oggi con una tazza di tè vicino alle finestre. Forse è una buona giornata. E oggi è mercoledì 13 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Toro. Grandi ideali col trigono Luna-Urano. Quanti B e i sogni, tutti costruttivi, vi fa fare la bianca signora in segno di terra in trigono al vostro. Il giusto mix di pazienza e mordente ve lo regala il vostro inquilino Urano. Il guaio è che state sua forza nervosa, l'energia vitale, quella vera, è tutta impegnata sul fronte fisico per attivare il sistema immunitario contro i malanni di stagione e anche la vostra dedizione al lavoro, sottolineata dal Sole e da Mercurio in sesta casa, farà un capitombolo. Difficile conciliare studio e lavoro, ma la vostra costanza non ha limiti. Attenti a non esaurirvi. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe inutili promesse e le speranze mal riposte. Un parente ti deluderà. Attento alle perdite di gas o di acqua in casa. Il tuo spirito sarà agitato, instabile. Medita. Va benissimo lo yoga. La vostra giornata si è organizzata in modo che eventuali persone che saranno tentate di tirarvi per la giacca e darvi fretta non facciano più danni di quanto ne farebbero se non vi organizzate. Non siate intolleranti con il partner che in questo momento critico ha più bisogno di voi. Non lasciatevi prendere dalla fretta e non traete giudizi affrettati oggi in amore, lasciate aperta la porta del chiarimento e cercate di fare l'impossibile per capire il vostro partner. Con il vostro atteggiamento state ferendo qualcuno a voi caro, rivedete il tutto e cercate di prestare più attenzione alle parole che dite. Ottime prospettive per costruire un futuro migliore con più garanzie di successo, un cielo carico di energia sta per darvi le occasioni giuste per farlo. Approfittatene. Giornata caotica, attenzione a non distrarvi troppo. Potreste smarrire qualcosa di caro e di utile. Attenti ai aldri e borseggiatori. Combinate un appuntamento ad un'amica. Potreste darle una mano a risollevarsi da un momento critico. Sbalzi di umore, colpa della luna. Evita le scenate di gelosia. Vantaggi da cose collegate con chiese e beneficenza. Non abbattetevi proprio in questa giornata, non potete diventare cupi e tristi tutte le volte che ascoltate qualcosa che non rientri nei vostri canoni. Avere il controllo delle rendite di altre persone sta diventando più stressante che gestire i vostri affari, quindi evitate, se possibile, di rimanere coinvolti in qualsiasi attività finanziaria. Qualche nuvoletta in amore solcherà il cielo delle nate nella seconda decade. Se non avete voglia di condividere i vostri sentimenti con le altre persone in questa giornata, sarà il caso di avvertirli e non di escluderli senza dare loro una valida ragione. Nuovo giorno d'ottobre in cui uno dei vostri corpi celesti prediletti, la Luna, si dispone in una posizione benefica dal segno amico del Capricorno. Avvertite un grande desiderio di liberare l'edonismo, la gioia di vivere, la voglia di esprimersi senza freni, ma, con la Giove Aquario negativo una voce interiore o difficoltà esteriori vi impediscono di farlo appieno. Sarebbe questo un momento ideale da vivere in vacanza qualora lo poteste fare. La vostra famiglia vi offre, tuttavia, molte soddisfazioni, specie se avete bimbi e nipoti che rallegrano i vostri giorni. Allontanate temporaneamente le preoccupazioni economiche e vi dedicate ai vostri hobby e interessi. I nati nell'ultima decade facciano attenzione alla loro passione per pietanze particolarmente prelibate. Per voi si prospetta una giornata all'insegna dell'affetto da parte di una persona speciale. Un gesto inaspettato. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione generale è favorevole, ma fate attenzione alle spese. Ultimamente le uscite sono state eccessive. Oggi non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti.
Non lasciare che lo stato d'ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all'ascolto e disponibile per le persone che ami. Se avete il desiderio di fare qualcosa, dovete assolutamente prendervi il tempo per farlo, altrimenti quello non è un desiderio reale, ma soltanto un capriccio. Determinate passioni possono cambiare la vostra vita. Scoprire che cosa vi possa portare di buono la creatività vi stupirà, specialmente perché potrebbe diventare qualcosa di costante nella vostra vita, che vi aprirà delle porte. Siate meno costretti dentro i vostri muri. Buona amica la Luna in segno di terra in trigono al vostro Urano che lo abita, con il suo aiuto oggi potreste fare grandi cose, soprattutto se siete alle prese con esami complicati o viaggiate per questioni professionali o per affari. Lavoro protetto dalla coppia Sole-Mercurio in sesta casa, alla quale si affianca Marte, battagliero nei confronti dei colleghi e dei vostri immaginari rivali. Amore ed Eros, idealisti nei sentimenti, perciò o avete la persona giusta accanto e la riempite di coccole oppure preferite starvene da soli in compagnia del vostro quattro zampe che adorate, pienamente ricambiati. Intrecci di messaggi con una persona lontana. Magari vi siete conosciuti in vacanza, ma non è successo nulla di impegnativo. Tuttavia tenere un filo fa piacere, se son rose fioriranno anche in autunno. Nettuno ben disposto vi fa entrare in una sintonia magica con la vostra dolce metà. Per i nati in maggio si possono addensare nuvole passeggere nelle storie d'amore iniziate da poco, superabili con lo slancio spontaneo che riversate e che vi verrà ampiamente contraccambiato. Nel campo delle scorribande erotiche siete fortissimi, specie se siete single in cerca di avventure e novità. Lavoro e denaro, la grinta non è al massimo, ma supplite con altre doti, pazienza, volontà, costanza e non è poco. L'idea geniale può arrivare all'improvviso quando meno ve l'aspettate, tenetela in caldo, pronti a sfoderarla quando sarà il momento. L'essenziale è non farla girare nemmeno col pensiero telepatico, troppi rivali vi girano attorno cercando di captarla. È Plutone, in ottimo aspetto, specie se appartenete alla terza decade, a farvi primeggiare nella vostra professione. E sarà oggi il vostro tocco di personale creatività a rendervi merito e giustizia. Benessere, stati infiammatori ancora silenti, ma se vi strapazzate potrebbero cominciare a darvi noia. Di base però la salute è discreta, soprattutto per chi è capace di gestirsi e non si sottopone a inutili tour de force. Moderazione e prudenza anche in viaggio, non fate nulla che non rientri nelle vostre abitudini. Per lei, encomiabile adottare un vecchio quattro zampe da canile, sapete che vi attende un percorso in salita, non sarà facile, ma con la vostra pazienza e dolcezza alla fine lo conquisterete. Per lui, in viaggio per lavoro, già spappolati in partenza, figurarsi come tornerete a casa stasera. Inutile pensarci, andreste in crisi, piuttosto concentratevi sul qui ed ora. Colore delle emozioni, borgogna. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.